Eccoci con mister Vittore, un 2-0 finale, una partita intensissima, l'avversario che ha giocato sul pressing, ha corso tutti come matti, però il Portogruaro insomma con la sua calma, la sua qualità, le sue doti tecniche, alla fine insomma il 2-0 ci sta tutto. Sì, abbiamo vinto una partita fondamentale contro una squadra fortissima, molto organizzata. E bravi sulle palle inattive, validi in tutti i reparti. Comunque sono contento perché insomma i ragazzi sono stati straordinari, hanno avuto pazienza e al momento giusto siamo riusciti a fare il gol. Sì, diciamo anche insomma che con questa vittoria abbiamo conquistato il titolo, anche se tanti insomma si dice sia platonico, ma insomma tutti ci tenevano, di campione d'inverno. Una bella soddisfazione. Sì, però come ha detto in precedenza, a noi interessa fare qualcosa di importante a fine aprile. Adesso sì, ci sta e siamo contenti, perché ho detto ai ragazzi dovete fare di tutto per farvi un regalo di Natale oggi e sono stati bravi. Si è visto che parla di regalo di Natale, insomma se lo sono fatti loro, ma l'ha fatto anche ai tifosi, insomma, perché la partita, il risultato non era per niente scontato, gli avversari sono venuti qua non soltanto per pareggiare, insomma volevano il bottino pieno, si vedeva fin dalle prime battute, da come sono partiti, perché hanno fatto una cosa abbastanza strana: la prima azione si sono dati in tre sulla sinistra e lì l'ho notato anche lei. Sì, è uno schema del calcio d'inizio che loro fanno, come tante altre, però siccome domenica noi non siamo stati bravi su delle palle inattive, abbiamo preso gol su palle inattive che solitamente non capita, oggi siamo stati bravi, siamo stati più responsabili di quello che dovevamo fare e siamo riusciti a vincere questa partita. Sì, nessuna distrazione, insomma durante la settimana penso abbia insistito su questo punto e si è visto il risultato. Per chiudere, insomma la pausa adesso viene anche su un momento giusto, perché penso anche che essere primi per tutto questo tempo, in pratica dalla terza giornata in poi, sia anche un po' stressante, abbiamo bisogno un po' di ricaricarci. Sì, io auguro a tutti i tifosi, tutti gli sportivi di Portogruaro un felice Natale e un inizio 2019 bellissimo, e noi adesso sì, sono contento che abbiamo fatto questa vittoria e ci prendiamo questa pausa, che comunque ci alleneremo, però stacchiamo leggermente la spina. Bene, grazie mister e buon anno anche a lei. Grazie a voi, grazie a voi.